Amici sportivi, un cordiale buon pomeriggio vi giunge dallo stadio Paolo Marino di Castelvetrano, dove sta per cominciare la seconda giornata del campionato regionale d'eccellenza Girone A. Si comincia subito con il volo dei colombi rosso e nero sull'erba del Paolo Marino di Castelvetrano. Il folgore Selinunte da una parte, dall'altra invece il Gela Calcio. Si comincia proprio in questo istante con il Gela che tocca il primo pallone del match. La stagione in cui la Folgore vinse il suo ultimo campionato d'eccellenza. Attenzione a Giulio Giordano, il pallone poi telefonato direttamente tra le braccia di Pandolfo. Con la complicità di Iattarelli, Salvatore Bruscia, limite dell'area, la conclusione di Bruscia che non trova lo specchio della porta, pallone che sibila a una cinquantina di centimetri dal palo. Distendersi sull'out di destra, ancora l'avanzata da parte dei giocatori di Pardo, il traversone, il colpo di testa da parte di Nassi che non è riuscita a trovare l'angolo. Ai secondi 45 minuti di gioco c'è Sciani accanto a lui, Bruscia prova la progressione per vie centrali, poi si perde per un attimo il pallone, Sergio Sciani all'interno dell'area di rigore, Bruscia la conclusione, il pallone che taglia tutta l'area piccola, possibilità di contropiede per la Folgore, Iattarelli vede il serve Bruscia, ancora la Folgore in avanti, Bruscia all'interno dell'area di rigore, in questo istante il pallone messo al centro per Iattarelli che non ci arriva neppure Giordano, che occasione sprecata per la Folgore. Mantiene ancora il pallone fra i piedi Giordano, vince un contrasto, c'è Rosario Licata al suo sinistro e la parata in calcio d'angolo da parte di Pandolfo. Attenzione a questa azione per il Gela, il pallonetto con la sfera che termina sulla parte alta della rete. Tra le fila della Folgore esce fra gli applausi del pubblico di Fede Rossonera Salvatore Bruscia, ha corso, ha speso tanto l'attaccante palermitano, al suo posto entra Pasquale Galluzzo, viaggiare Giulio Giordano, ancora il numero 7, si libera bene con l'attacco Giulio Giordano, il pallone che rimane lì per Galluzzo, la conclusione, la splendida parata da parte di Pandolfo, ancora azione buona per la Folgore con Giulio Giordano che prova a girarsi all'interno dell'area di rigore, ma seguiamo questa verticalizzazione adesso della Gela in maniera pericolosa con Fulvio Montagna che compie un vero e proprio miracolo. Vogliono sfruttare al massimo questo calcio di punizione che verrà sicuramente scodellato all'interno dell'area di rigore da Licata, il sinistro di Licata, il pallone che arriva e c'è il gol di Bonino, la bandierina rimane giù, la zampata di Giuseppe Bonino, Folgore che passa in vantaggio, Gela che butta il pallone in avanti senza molte idee. E su questo disimpegno della Folgore arriva il triplice fischio del signor Michele Inzerillo che decreta la fine del match. Con un gol di Giuseppe Bonino all'87esimo la Folgore trova la prima vittoria in campionato.